presenterò in breve la ditta Pierpaoli con alcune caratteristiche, le ultime novità, gli ultimi punti dove abbiamo rivolto la nostra attenzione. Io sono uno dei titolari, per 10 anni ho fatto il ricercatore, cioè addetto alla ricerca e sviluppo dell'azienda, e adesso sono direttore tecnico e seguo insomma i diversi enti e le diverse certificazioni. Quindi non sarò così preciso come chi mi ha preceduto, perché non faccio più il lavoro esattamente di formulazione, però ecco, ci tengo, perché alla fine della presentazione ho tirato fuori alcuni punti di discussione dove si può un po' vedere come migliorare anche lo standard in senso di generale. Vabbè, questo è il nostro... Faccio una breve storia. L'azienda è stata fondata da mio nonno nel 39 e io sono la terza generazione, ma abbiamo già dei nipoti che due hanno iniziato a lavorare, quindi c'è attualmente in forza la quarta e la terza insieme. E la cosmetica è nata da una partnership con la Bottega dell'Albergo. La Bottega dell'Albergo è l'ente, cioè il distributore più importante di prodotti da hotel in Europa. E nel frattempo ha aperto la sede anche a New York e Shanghai, quindi adesso noi siamo i partner, diciamo, siamo cresciuti insieme a loro, quindi siamo i partner di questo gruppo. E l'idea di avere prodotti naturali ecologici è nata nel 2005 da un'esperienza personale, dal fatto che io avevo collaborato direttamente con delle cooperative di commercio ecosolidale, quindi avevo fondato la bottega nella mia città. Questo era un fatto di volontariato, non aziendale, però poi queste cooperative mi hanno chiesto di sviluppare i prodotti detergenza per la casa, quella volta solamente, poi igiene persona, e io ho risposto nel 2005 che l'avrei fatto se comunque ci mettevamo l'elemento naturale e biologico insieme all'ecosolidale, e quindi è nata proprio da lì l'idea della svolta. Nel 2008 abbiamo creato la divisione ecobiologica e puoi girare, se possiamo andare dopo. Da quella volta abbiamo iniziato, se vogliamo, un processo di riconversione della ditta, che adesso è arrivata al 56% di prodotti ecobiologici. Noi con questa percentuale, visto che Argentieri ha fatto bene la precisazione che solo il 10% del mercato è certificato, intendiamo quelli che sono certificati. Quindi con 56% intendo proprio la quota di prodotti certificati a vario titolo, anche solo ecologici come lo standard dicea, però comunque che sono stati controllati da qualcuno. No, ritorno un attimo, è troppo veloce. No, se devo andare più veloce, visto che è tardi, vado più veloce, così vado subito alle domande finali. Vabbè, questi sono dati solo numerici, 55 lavoratori e 9 milioni l'anno scorso, fatturato atteso 11 milioni quest'anno. E, l'ultimo settore nato è questo dei giocattoli cosmetici, che fa un po' ridere perché è un lavoro, ma ci si gioca anche, perché nella nostra regione... c'è un famoso, diciamo, marchio che è Clementoni, che ci ha chiesto di sviluppare per loro i giocattoli. E non mi chiedete come ha fatto a diventare il 12%, perché è scoppiata, secondo me, la mania nelle bambine di fare sti giochi. Anche lì noi abbiamo provato a fare l'ecobio, perché la nostra idea è sempre la riconversione. Per ora non c'è l'intenzione del committente, anche se comunque è comunque un settore interessante. Possiamo andare avanti, sì. Il laboratorio, ovviamente, come è stato prima detto da Cammon, è il core business della ditta, cioè la parte più importante. Adesso in questo momento sono 5 ricercatori, ne stiamo assumendo adesso un'altra ragazza, quindi passeremo a 6. Per noi è il punto più qualificante della ditta. Con questo voglio dire, l'interesse è sempre migliorare l'aspetto ambientale e la performance, le due cose allo stesso tempo. Andiamo avanti. Le certificazioni abbiamo avuto, sono abbastanza recenti,
L'anno scorso abbiamo preso la 9001, l'IGMP l'abbiamo preso nel 14, ma tutti i reparti, perché avevamo la divisione hotel che è separata, l'abbiamo preso sempre lo scorso anno e stiamo concludendo la 14001. Gli standard sono Cosmos, ICEA diciamo per la parte detergenza e l'Ecobio Cosmesi, i prodotti che ancora sono in essere, IAB e Vegan Society. Qui ho messo dei punti con cui la ditta si cerca di perseguire, questa è un po' la filosofia, cioè la sostenibilità. E una delle definizioni più belle, queste qui, che sono i summit della Terra che si fanno, e nel appunto, voglio citare quello del 72, quello del primo anno, ma quello del 92 ha il diritto, uno sviluppo è sostenibile se è equo, se è a tutela dell'ambiente e se facilita la partecipazione dei cittadini. Sembrano parole dette così, se in ognuno di questi punti ogni anno vuoi migliorare qualcosa, quindi vuol dire, adesso dico l'ultimo prima, vuoi migliorare la partecipazione dei tuoi lavoratori, del territorio, delle scuole che stanno vicino a te, delle associazioni di categoria, comunque in ognuno di questi, vabbè, tutela ambientale, siamo qui dentro ICEA, quindi non mi soffermo su questo, però in ognuno di questi punti in realtà ogni anno si può fare un lavoro migliorativo. Prego. Questi sono i tre pilastri, la sostenibilità economica e sociale e ambientale. Andiamo avanti perché è un po' tardino. Prego, vai, questo è il ciclo di vita del prodotto. Alcune materie prime sono state fatte apposta, innovative, quindi siamo partiti appunto dai prodotti ecosolidali che erano a base di olio di babassù e abbiamo poi sviluppato i prodotti a base di olio d'oliva. Abbiamo anche inserito dentro il disciplinare Cosmos la beta ina da oliva che tra le eccezioni non c'era e quindi abbiamo fatto un Cosmos approved in questo caso. E sì, appendice. Ovviamente per noi queste materie prime, noi siamo partiti dalla detergenza, quindi dalla pulizia della persona e della casa, sono tutti tensiattivi. Adesso non mi dilungo, però qual è la caratteristica? Che sono tutti da oli biologici e locali, fatta eccezione per l'olio di babassù che è del Brasile, perché in quel caso era a sostegno di un progetto di donne che vive ai margini della foresta equatoriale, quindi lì era proprio un motivo di fair trade. Questo è un altro dei punti che noi piace indicare, abbiamo acquistato in un anno 51 tonnellate di prodotto biologico con la 834, quindi biologico effettivo, e questo per coltivare questo, quindi abbiamo preso degli algoritmi da scienze agrarie, sono stati coltivati 180 ettari di terra, quindi possiamo dire che con l'attività della ditta che fa cosmetici, quindi non è che coltiviamo la vite, sono stati necessari 180 ettari di terra. Se la vediamo all'inverso, ci sono 180 ettari che sono stati decontaminati, cioè non sono stati usati pesticidi, visto che l'inizio del biologico nasceva dalla terra, quindi vogliamo tornare qualche volta anche noi. Sulla lavorazione abbiamo fatto dei passi importanti, ristrutturato tutti i reparti e un'attenzione è stata data anche al lavoratore, quindi il riscaldamento e il raffrescamento di tutti i locali, anche quelli di produzione e di magazzino. Si sta facendo un rinnovo del parco auto con motore ibrido e abbiamo progettato una palazzina in bioedilizia che sarà davanti alla ditta, che avrà i laboratori e gli uffici, quindi giusto per dire i prossimi passi. Non mi dilungo su questo, forse vista l'ora, volevo dire cosa ci piace. Non ci piacciono ovviamente i claim urlati, quindi da questo punto di vista devo dire la verità che ci troviamo con ICEA prima e adesso con Cosmos con la stessa filosofia, cioè noi non scriviamo mai i vecchi claim che molti usano ancora, 100% naturale o
puro bio, ci sono anche dei marchi su questo, scusate se qualcuno inala, però questi noi non ci piacciono, perché a meno che vendi l'alo è puro. Quindi siamo per la sobrietà, ovviamente non è che scriviamo siamo per la sobrietà, cerchiamo di dimostrarlo con i fatti. Queste due linee, anche qui non voglio la prima è Cosmos, poi tornare indietro. E questa è una delle ultime linee, tutta certificata Cosmos, e abbiamo prebiotici, questa è la caratteristica che stimola il biota della pelle, però la cosa ambientale interessante, abbiamo qui è stato uno sforzo formulativo molto importante, tutta la linea ha solo materie prime del Mediterraneo e quindi in particolare non c'è l'olio di cocco di palma, il che vuol dire che tutti i derivati acido laurico, stearico eccetera o sono tolti o sono da olio d'olivo o girasole, e quindi questo è stato uno sforzo importante, quindi senza solfati, col PET riciclato, con carta FSC, però forse la parte formulativa più complessa, perché praticamente deriva tutto da olio palma, dei vari, cioè tantissime cose, e quindi anche qui per sottolineare uno sviluppo del territorio sostenibile. Sui prego. Quindi avete anticipato un po' quelli che poi erano i requisiti della palma sostenibile, la palma non c'è per niente, quindi la parte del mare, abbiamo avviato una collaborazione con l'Università di Ancona, fra l'altro sono stati anche ospiti al convegno di CEA di 3 anni fa, abbiamo portato anche la ricercatrice che ha sviluppato un test sui organismi acquatici, e quindi il test è di tipo etologico, cioè non è tossicologico, anche se va sotto la categoria ecotossicità, perché si misura se c'è una variazione nel comportamento, quindi la velocità con cui nuotano, oppure la velocità di riproduzione. Ovviamente se è tossico arriva alla non riproduzione, alla sterilità, però noi stiamo misurando un parametro che è non cruento, fra l'altro ce l'ha provato anche l'AV, perché misura il modificazione del comportamento, e su questa linea solari abbiamo avuto il riconoscimento top eco-friendly, cioè praticamente non ci sono effetti, non è su tutti, quindi anche qui mi piace precisare, questo livello più alto si è raggiunto sulle creme solari, sugli altri prodotti abbiamo avuto un risultato a ridotto impatto ambientale, infatti il claim generale non è top eco-friendly perché non era su tutta la linea. Questo lo dico per precisare che ovviamente anche i prodotti che facciamo, ecco, Biocosmesi o Cosmos, hanno un effetto sui pesci, sulle alghe e sui crostacei. Chiaro che quindi ovviamente tra noi e il mare c'è di mezzo il depuratore, però noi in particolare l'abbiamo lanciata per chi va in barca a vela, per chi va con gli yacht, non è vero che c'è il depuratore quando sei nello yacht, lo scarichi direttamente in mare, quindi in certe condizioni non c'è. E quindi ha un effetto, pensiamo a tutti gli effetti degli oli essenziali, adesso da qui si apre un capitolo molto importante che abbiamo parlato tanto, vedo Silvia in aula, abbiamo discusso tantissimo tra noi, prego. Queste sono le parti sociali, noi cerchiamo di favorire la maternità, la paternità, la conciliazione del tempo di vita e di lavoro, quindi questa è la parte, collaboriamo con organismi ecosolidali, questo l'ho già detto, 2 cooperative sociali del territorio e in particolare con le scuole, ovviamente quella più importante è l'ITIS perché c'è il chimico biologico, quindi da 25 anni che abbiamo i loro studenti, quindi c'è una collaborazione con le scuole della città. Allora arriviamo un po' ai punti che avevo preparato per stimolare un po' anche la discussione. Una l'avete capita col fatto della palma, l'impatto ambientale secondo me è molto importante. Quanto interessa poi anche alla gente, io non sono uno del marketing come Argentieri, quindi non lo so, io dico, e quindi penso che la distanza delle materie prime sia un criterio che non c'è su Cosmos, ma secondo me il nostro mondo lo considera. È ovvio che noi possiamo fare la palma sostenibile, ma noi sappiamo che per trasportare 1 chilo di palma ci vuole circa 1 chilo di petrolio, quindi al 50% non sarà sostenibile. Pur se è biologica, cioè che non ha usato i pesticidi. Ne abbiamo parlato più volte nei convegni di CEA, però vedo che questo criterio, cioè del
diciamo dell'inizio dell'LCA, per questo non è un LCA solo la distanza, però è una cosa molto, molto sentita e che non è prevista, non c'è nemmeno una forma di riduzione auspicata come invece c'è sulla gestione ambientale della ditta. Il calcolo dell'impatto ambientale, questo delle materie prime, della formula può essere calcolato e non c'è dentro Cosmos. Ad esempio non c'è il volume critico, è uno dei sistemi che usa Ecolabel e anche i CN detersivi, però che sappiamo che si può usare nei prodotti da risciacquo, e non c'è il test di ecotossicità. In molti casi, io, anche noi usiamo oli essenziali, ho visto che lo stesso olio essenziale, ovviamente preso tal quale, ha una tossicità sulle alghe, messo in una formula, quindi emulsionato con i tensiattivi, la tossicità è molto più bassa. Quindi qui lo dico non inteso come materia prima con cui si è basato Cosmos, ma inteso come formula, che quindi ci sono delle sinergie che molte volte sono positive, grazie a Dio, perché sennò non è sempre la somma delle... Scusate, la somma delle tossicità non è la tossicità della formula. Secondo me su questi punti si può migliorare Cosmos, visto l'ambizione che ha di essere il più importante. Poi l'altro punto, criteri più restrittivi sulla comunicazione. In questo senso, diciamo che si era fatta un'associazione sulla detergenza, comunque di questo ne avevamo parlato più volte. Il criterio secondo me è del brand, cioè io posso avere, allora, per il consumatore concordate con me che la cosa più importante è il brand, non il logo della certificazione, quindi lui segue il brand. Se con lo stesso brand faccio 6 prodotti Cosmos e 4 non certificati, perché non ce l'ho fatta per motivi vari, chiaramente se potevo l'avrei fatta, do una comunicazione falsata al consumatore, perché è chiaro che se la gran parte sono Cosmos e lui magari prima ha comprato quelli, lui c'è in testa che quel marchio è ecobiologico. Questo criterio, cioè qual è l'autenticità del brand, adesso mi viene la parola autenticità, per carità, non voglio, però non c'è dentro Cosmos, e questo a me dispiace, non perché io lo voglio fare, dispiace per la credibilità della certificazione, tanto io non lo farò mai, quindi non, come me ci sono altre aziende in sala che non lo fanno, però lo dico perché non è credibile. E ho visto che nel nostro campo in Italia ci sono diversi marchi al supermercato che sono così, e quindi è chiaro che ovviamente senza essere radicali, cioè si può dire se in quel tipo di formulato un deodorante, ma per dire una cosa, non ci sono materie prime, cioè posso accettare delle eccezioni, non voglio dire che deve essere al 100%, dimostro che quelle due formule non sono fattibili, ci sarà una commissione che studia, ma non si può dire te c'è un brand, se fai un prodotto solo noi accettiamo lo stesso, se gli altri 99 non sono è uguale, no, non è uguale, per la gente non è uguale. L'ultimo punto, e questo diciamo è un cavallo di battaglia che lo dico ormai da 5 anni, ci vuole un simbolo Cosmos, perché allora primo viene il brand del prodotto, secondo viene il logo che vedo, cioè vedo scritto EcoCert ICEA, terzo la parolina che è scritto sotto, cioè che è scritto Cosmos Organiche, perché quella cosa lì, ma Argentieri se fa un'altra statistica verrà fuori che lo conosce forse lo 0,1%. Quindi io consumatore che cosa mi ricordo? Il nome del prodotto, se c'è un claim sotto, un payoff, e poi l'ente che fa scritto sotto Cosmos Organic lo veda come quarta cosa. Questo si può ovviare se piano piano si crea un simbolo Cosmos. Ovviamente molto all'estero, è vero che in Italia c'è molto noto, in Francia, certo noi qua stiamo giocando, appena uno va all'estero, questo è ancora più importante avere questo riconoscimento. Se la mia modesta opinione, non sono del gruppo Cosmos, quindi...